Bambini, fuori dall'acqua, è arrivato il cocco! Cocco bello, piace anche a tuo fratello! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Sì, come state ragazzi? È tornata Ombretta dopo un periodo di mal di testa, è tornata Ombretta ancora più carica perché è invogliata a fare il gelato con la nuova macchina del gelato. È fantastica, bravi ragazzi. Un elettrodomestico che dovrebbe essere dato il giorno stesso in cui ci si sposa. Nella lista nozze non dovreste mai farvi mancare la macchina del gelato. Perché vedete televisori, queste cose banali, la macchina del caffè ne cambiate 100.000. Ma perché 100.000. Sì, però anche perché è un elettrodomestico che sembra non essenziale, sembra non economico, ma in realtà non è affatto così, perché vi risolve un sacco di problemi quando avete ospiti. Mettete 4 ingredienti dentro, ospite all'ultimo minuto, in un'ora avete un gelato buonissimo e genuino. In più, dovete fare la borsa del ghiaccio, potete farla anche così. Certo, in un attimo. In più, per esempio, questa qui che abbiamo noi costa 220 euro, pensavamo con quanti chili di gelato si ammortizza con meno di 15 kg di gelato. Dice, ma chi li mangia 15 kg? Tutti noi ragazzi, nel giro di un anno e mezzo, due, 15 kg di gelato, certo, è vero. Li mangiamo, è vero. Almeno noi li mangiamo, e poi mi auguro anche voi. E quindi per noi è un buon, è un prezzo già ammortizzato, considerando che in quest'estate l'abbiamo fatto, da quando ce l'abbiamo, almeno già 7 volte il gelato, e ogni volta viene buonissimo, e allora sì, ve la consiglio. Ma al di là di tutto questo, al di là potrebbe essere anche solamente un capriccio, ma oggi cosa prepareremo? Faccio vedere il primo gelato che abbiamo preparato, un gelato al cocco e scaglie di cioccolato. Un gelato, si può dire, un po' bounty, ma troppo buono, troppo estivo, parla di estate e isole veramente lontane. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il gelato al cocco, che goduria che fa. E per il primo gelato con la nostra Koenig, la nostra nuova bellissima macchina del gelato, faremo un buonissimo gelato bounty, base cocco e scaglie di cioccolata. Ci occorrerà un cocco sminuzzato, un intero cocco. Come l'ho aperto? Io l'ho sbattuto a terra e si è aperto a metà e poi l'ho svuotato. Poi 100 g di cioccolato fondente sminuzzato, se avete le gocce usate quelle. Un brick da 200 g di panna di cocco, diciamo così, è crema di cocco da cucina, la trovate in tutti i negozi bio, al reparto panne bio, oppure la potete trovare anche nei supermercati normali di marche orientali, perché è molto usata per la cucina giapponese, thailandese, quindi cercatela negli stand asiatici, e diciamo per la così. Giappo-thailandese. Poi noi useremo del succo di cocco puro, ma meglio il latte di cocco se lo trovate. Io non l'ho trovato, ho preso il succo di cocco. E poi, se volete farlo vegan, allora usate solo questi ingredienti. Noi non siamo vegani, quindi useremo anche il latte intero. E la quantità, useremo 250 g di succo, 250 g di latte. Se invece voi siete vegani o volete fare un gelato assolutamente senza lattosio, sostituite questi ingredienti con mezzo litro di latte di cocco. Ci occorreranno anche 200 g di zucchero. Io adesso vi dico che ne occorrono 200, poi farò la prova assaggio e vi dirò la giustissima quantità. Ci occorrerà la macchina del gelato solo successivamente, perché prima dobbiamo processare i nostri ingredienti con un mixer. All'interno del mixer versiamo il nostro cocco che io ho precedentemente sciacquato. Quindi aggiungo tutti i 200 ml di panna di cocco,
E adesso con panna e cocco frulliamo, diamo una prima frullata e avremo questa stupenda pasta di cocco che adesso dovremo ridurre proprio in forma semiliquida con l'ausilio dei liquidi, appunto. E allora immetto 250 g di latte intero. Misuro a grammi, così che tutte le bilance possano misurare. Non faccio la voltura in ml apposta, lo so che i liquidi si misurano in ml, ma voi fate, misurate a grammi, così anche quelli che hanno la bilancia d'ago lo possono facilmente ricavare. Questo, diciamo, per quelli che sì, che per sono, i pignoli per che i... mi dicono, ma che sono forti. Poi prendo anche 250 grammi di succo di cocco e li verso, perché ricordiamo che Due Cuori Una Cappa non è un canale per chef, ma è un canale per golosi. I golosi hanno tutti la bilancia, ma magari non hanno quella con i millilitri. E i pignoli? E i pignoli invece si fanno la conversione da sé. Allora, e anche in euro, fate la conversione anche in euro. Aggiungo anche metà dello zucchero che vi ho detto, quindi intanto ne aggiungo un 100 grammi. Voi vi starete chiedendo, ombretta, ma perché hai tolto il tappo se potevi inserirlo da qui? Perché voi ci riuscireste, ma io ne metterei 10 grammi qui e tutto il resto qui. Bravo, questo è bello. Andiamo. Quello che avremo a questo punto sarà questo buonissimo frullato al cocco. Dobbiamo, che è abbastanza denso perché è bello pieno di pezzi di cocco. 100 grammi per il mio palato come grado di dolcezza sono più che ottimi. Se vorrete aggiungete un altro po' di zucchero assaggiando. Assaggiate sempre. Adesso inserisco la miscela che non deve superare il 60% dell'intero. Voilà, qua a metà, quindi perfetto. Quando riempite il pozzetto fate attenzione che il liquido contenuto non sovrasti di troppo la metà. Dividete idealmente il pozzetto in 10 parti e massimo arrivate a 6 parti su 10. Il 60%. Il 60%. Brava. La volevo fare facile, no? E tu l'hai fatta facilissima in quel modo. Sì. Comunque io mi tengo più bassa, mi tengo a metà del pozzetto per essere certa. Più della metà, ecco, per quelli inserisco, inseriamo le pale che io faccio entrare prima facendo un po' questo movimento per togliere qualsiasi intruso da sotto al perno. Brava. Ok, quindi blocco la macchina e alzo lo sportellino perché secondo me area di più e soprattutto da qua inserisco gli ingredienti rimanenti che poi alla fine sarà appunto il cioccolato. Allora, power, accendendo la macchina vi troverete direttamente su ice cream, quindi a questo punto azionate start e le pale cominceranno a girare, il motore refrigererà, le pale girano vorticosamente. Bravissima. Il motore refrigererà e il vostro gelato sarà completo. Se alla fine in 60 minuti, se alla fine di tutto ciò voi non avete dove mettere questo gelato, avete gli ospiti di là ma non avete spazio in freezer, niente paura, perché premete un'altra volta sul menu e andrete in modalità cooling only, cioè refrigerazione only. Questo permetterà al vostro gelato di rimanere ben montato, sì. Pur non andando ancora a montarlo. Okay. Se magari poco si è smontato prima di servirlo, o se volete dargli una bella rinfrescata poco prima di servirlo, andate in mixing only e per 10 minuti lui lo rigenererà, diciamo che lo riprenderà, lo farà di nuovo bello spumoso. Una cosa sola vorrei dire: le tre funzioni possono essere anche utilizzate indipendentemente l'una dall'altra, cioè se voi volete rinfrescare una crema, che ne so, e poi miscelarla, potete usare queste due senza fare il gelato, insomma potete usare poi questa macchina anche voi con un po' di creatività. Ora torniamo alla modalità ice cream e premiamo start. Aspetta, questo non l'hai detto, cos'è? Questo è il tempo. Voi potete anche regolare il vostro tempo. Con l'esperienza vi accorgerete che alcuni gelati montano prima, altri dopo. E allora, invece di far andare la macchina, voi regolatela un tempo, che ne so, io adesso questo lo modero a 45 minuti. Quando sarò a 45 minuti, mi avvicinerò. Se
ha bisogno ancora di andare avanti, mi basterà girare la manopola e aumentare il tempo. Bravissimo. Benissimo. Quanti minuti pensi che ci vogliono? 45, scommettiamo. Vai, voi quanti dite? Si aprono le scommesse? 30, 35, 40? Vediamo chi si avvicina di più. Premo start e si avvia la nostra nuova sezione dei gelati, ragazzi. È l'inizio della fine! Ben bene, manca un minuto e mezzo alla fine. Inserisco pian pianino il cioccolato. Guardate, io lo voglio lasciare andare ancora 2 minuti. Allora aumento il tempo semplicemente girando la manopola. Ecco qua, ritappo e tra 2 minuti il gelato sarà definitivamente pronto. Ok, basta così. Spegniamolo. Spegni. Rimuoviamo il cestello e a questo punto col fai palline in dotazione. No. Volendo potevamo lasciarlo andare ancora un pochino, potevamo farlo ghiacciare ancora un po'. 2 belle palline di gelato. Però possiamo dire che noi siamo qua con la finestra aperta, non c'è aria condizionata, quindi... Sì, dai, no, c'è un caldo, ci saranno 40 gradi, sì, in 60 minuti un buonissimo gelato al cocco con pezzetti di cioccolato. La consigli questa macchina del gelato? La consiglio, sì, vorrei ben vedere. Voi non la consigliereste? La consiglio e come. Bene, allora noi vi lasciamo le foto e ci andiamo a gustare questo buon gelato. Ciao, a dopo! Ciao! Avete visto? Benissimo, basta mettere 2 belle noci di cocco e il gioco è fatto. È veramente un gelato che comunica estate, comunica vitalità e non è un gelato per nulla banale, insomma, banale, infatti, di quei gusti. È un gusto tropicale, cioè non è un col gusto cocco bar. Vero viene un gelato buono al cocco, diciamo, sì. Così veramente veramente buono, provatelo. Se non avete la macchina del gelato non andate in sbattimento, l'importante è con gli stessi ingredienti fare un bel frullato e dopodiché rimestare ogni 2 ore la vaschetta in freezer. Certo, monterà meno del nostro, ma il gusto sarà buonissimo ugualmente. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e soprattutto ci troviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao e mi raccomando, buon'estate, occhio alle noci di cocco.